Ma che cazzo Germoni? Mo io non voglio dare la colpa chiaramente al singolo perché comunque la Juve Stabia oggi ha fatto una partita oggettivamente de merda, che più de merda non si può. Il Pescara, d'altro canto, ha fatto un'ottima gara, però chiaramente se poi non si sbloccava per quell'errore, magari, che ne sai, un contropiedaccio, una cosa che usciva fuori in maniera fortuita, fortuita perché chiaramente avendo visto l'andamento della gara, io che mi ricordo da Juve Stabia, una punizione dei Calò, nemmeno troppo angolata tra l'altro, qualche strappo di Bifulco e Canotto, ma poca, veramente poca, poca roba. L'eroe di Germoni è incommentabile, non so manco che cazzo volesse fare, forse voleva fare un alleggerimento, pensava di controllarla, ma chiaramente poi ha consentito a Pucciarelli di saltare il portiere, ma già nel primo tempo comunque Memusciai in un paio di circostanze solo davanti a Provedel, in una è stato bravo Provedel a chiudergli lo specchio, nell'altra non so come cazzo ha fatto a mangiarsi quel gol, in pratica ha portato, scusate sto cenando, mi sono venuto a fare il video adesso, interrompendo la cena. Nell'altra situazione del raddoppio, il giocatore non so chi è stato ridicolizzato perché praticamente gli ha fatto un mezzo sombrero, gli ha portato via il pallone e poi si è ritrovato chiaramente davanti al portiere, ma marcature proprio, ma una cosa parrocchiale, ma io non so che cazzo, boh, anche il colpo di testa di Greco saltato da solo, ma come cazzo si fa? Dai, io capisco che comunque ovviamente il campionato rinizia oggi, dopo questo periodo di inattività, e quindi diamo anche modo alle squadre di entrare in forma, però certi errori che proprio ci devi stare con la capoccia, devi starci col cervello, poi a prescindere dalla condizione atletica o meno, ma ci devi stare con la capoccia quando giochi a pallone, perché sennò poi si finisce con queste vaccate. E io torno a cena col vostro permesso, buona serata.